Ah, ogni tanto una buona notizia. Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, volevo invitarti, come al solito, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre, volevo invitarti anche a iscriverti al gruppo Telegram Intanto in Thailandia e trovi il link per l'iscrizione sotto in descrizione. Il Social Security Board ha deciso di offrire un aiuto finanziario ai lavoratori che sono iscritti al suo servizio di assistenza sociale che in questi giorni sono stati licenziati o sono stati sospesi dal lavoro, che ovviamente in Thailandia quando si viene sospesi dal lavoro non si ha diritto a retribuzioni. Lavoratori che hanno perso il lavoro, quindi riceveranno il 50% dello stipendio per un totale di 180 giorni, quindi per 6 mesi consecutivi, fino a quando, insomma, poi finisce l'emergenza, finisce la situazione, quindi potranno andarsi a cercare un altro lavoro, mentre ai lavoratori che sono stati sospesi, quindi non sono stati licenziati, ma sono stati solamente sospesi temporaneamente, questi finanziamenti saranno solo per 60 giorni, quindi solo per 2 mesi, perché si prevede che fra 2 mesi speriamo che i lavoratori possano ritornare a lavorare. Il Consiglio ha anche deciso di ridurre i contributi al fondo previdenziale che era è del 5%, appunto ridurlo al 4%. Ah, continuo a leggere l'articolo, è più chiara la cosa, quindi è marzo di quest'anno, perché il Consiglio ha deciso di posporre i pagamenti, fare slittare i pagamenti di 3 mesi, quindi i contributi di marzo partiranno a luglio praticamente. Questa notizia termina qua, ti inviterei a lasciarmi un like, a condividere questo video sui tuoi social e ti inviterei anche a iscriverti al gruppo Telegram Intanto in Thailandia, di cui il link è sotto in descrizione. Noi ci vediamo il prossimo video.